Bella rega, Eccomi. Yak, siamo partiti, sai. Ciao raga, benvenuti in nuovo video, insomma sapete no come funziona qua. Ciao ragazzi. Non ho più barzellette, ho finito tutto. Aspetta, ho un dubbio, no, davvero. Ah, le lette tutte? Fuori video. Facciamo quelle scritte. Scritte. Tempo vola. Si fa un teino dopo questo? Si fa... È impazzito, raga. È un coltello. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi, come state? Benvenuti. Raga, oggi abbiamo un gioco. Abbiamo un video speciale, un video tappabuchi come al solito. Tappa solito. Bene, dai. Oh! Raga, oggi vi faremo un po' di giochi di magia, giochi di prestigio. Io sono qua. Sono qua con lo zio Mike, con lo zio Yak. Oggi vi spiegherò veramente come funziona il classico gioco della carta pugnalata. Ah, okay? Sì. Avete presente il prestigiatore che taglia la carta pugnalata? A metà, sì. Lo spettatore, sì. Lo spettatore, esatto. Come prima cosa avremo bisogno di... Facciamo tre carte, ok? Anche tu, okay. Fede, sceglierai una, quindi Aide, scegli. Questa qui. Ok, scegli quella che vuoi. Questa. Ok, Yak, scegli quella che vuoi. Da dove vuoi. Okay, facciamo vedere. Fatela vedere, ok? Posso vederla anch'io di faccia. E firmatela, prendete un... eccolo. Oh. Ok, firma, occhio al tappetino per cortesia. Certo, certo. E fai una bella firma grande, ecco, fai la firma. Oh. Yes, okay. Yes. FS. Cosa vuol dire? Ah, ok. Io faccio una bella M. MD? Per via M di Mitama, M per morte. Bene, e vi spiegherò il gioco. Ok? Vai, come prima cosa proprio? Sì, vi faccio il tutorial. Mettine una qua. Certo, la mia, che è la più importante. La più importante, si mescola. Metti pure qua. Ok, l'ultima. È l'ultima, che è la meno importante. Non è la meno importante. Ok, perfetto. Ora, le carte sono disperse da qualche parte nel mazzo. Sì, corretto, sì? È vero. Corretto? Sì, assolutamente. Vi spiegherò come funziona il gioco della carta pugnalata. Vai. Ok? Il prestigiatore che cosa fa? Pugnala. Fa firmare tre carte e le ritroverà pugnalando il mazzo di carte. Ok? O inserendo il coltello. Un po' violento. Esatto, un po' violento, ma... Il coltello in mano qui... Jack, se non vuoi fare una brutta fine, ti conviene stare zitto. Okay. Come funziona? Tutti pensano che il prestigiatore vada alla ricerca della carta. Non è così. È la carta che si avvicina al coltello. Faccio un esempio. Io taglio le carte, ok? Tipo qua. Sì. E aspetto. E in teoria... arriva una carta. Firmata. Giusto? Lo rifacciamo, ok? Si mescolano un po' le carte. Ora chiedo a te, Hyde, di inserire il coltello dove vuoi. Va bene. Inserisci pure? Sì. No. Si aspetta. E se tu vedi ora... Ma no! No. Seconda carta. È la mia. La figata, eh? Assurdo. Per l'ultima. Di chi manca? Manca la tua, Hyde, no? Manca, sì, quella di Hyde. Manca quella di Hyde. L'ultima. No. No way. Oh, yes. Bello. Il segreto della carta pugnalata. Così è. E così si rimarrà. No alla violenza sulle donne. No alla violenza sulle donne, ovviamente. Ma non... Ah, giusto. No alla violenza, no sulle, alla donne. Violenza sulle donne. Un coltello vero questo. Aspetta un attimo che mi stiro. Allora, ma se volete posso anche andare. No, no, così ma, visto. Ma hai visto chi c'è? Chi c'è? Non avete visto chi c'è? Chi c'è? Oddio. Cestino. Cestino, bro. Mamma mia. Ma bro. Cestino. Cestino, bro. Non so cosa fare, ma ci provo. Dai, dai, provaci, dai, provo. Una roba che ho imparato da poco. Dove l'hai imparata? L'ho imparato... Sì. Vi spiego. Sì. Vi spiego. Dobbiamo scegliere una carta. Spiegaci. Quindi facilissimo. Yak, tocca una carta, quella che vuoi. Quella sei sicuro, Jack, ti va bene quella? Ma io prendere quella dopo, sono andato per dar fastidio agli acqua. Pigliala. Prendila. Guardatela, fatela vedere anche agli amici a casa. Hai scelto bene alla fine. E ora, siccome avete scelto insieme, mi dite anche stop insieme. Aspetta, piano. Stop. Qui? Un po' più in alto, un po' più in basso? Un po' più in alto, dai. Qui? Perfetto. Dai, onesto. Perfetto. Dispersa nel mazzo.
L'unica cosa che so fare con le carte. Fare scritta la carta e disperderla. È stato bravissimo. No, dai, più difficile. Oltre a disperderla. Sì, lì si vede benissimo. Ah, scusa. Oltre a disperderla, sì, andiamo anche a creare disordine nel mazzo. Quindi, già che ti chiedo di mischiare le carte, faccia in alto e faccia in basso. Creare caos. Caos tra le carte. Ma sì, per sì, 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 sì. Chiaro, chiaro, chiaro. Real. Così? Sì, boom. Squadra. Vado? Squadra. Sì, vai. E ora rimetti le carte nella scatolina. Ma bro. Bro. È il gioco. E ora faremo la stessa cosa col cubo. Quindi, per creare disordine nelle carte, basta mescolare faccia in alto, faccia in basso. Sì. In un cubo è molto più facile. Basta mescolare. Mescolare. Non ho la custodia in realtà del cubo, però okay, ho un sacchetto che può okay funzionare come custodia. Quindi lascio il cubo qui, come per il mazzo. Tutto chiuso, sigillato. Così non posso fare niente. Non puoi far niente. Può agire solo la magia ora. Sì. Solo la magia può agire. Io con la magia oggi voglio far tornare tutto in ordine. È impossibile. Perfettamente. È impossibile. Però bisogna anche. Siete maghi anche voi, no? Sì, sì. Allora scioccate le dita con me. Fede, anche tu ci sei un po' di più. Fermi. Troppa, sennò troppa. Ah. Ti ricordi le carte? Tutte quante mescolate. Tutte quante dorso. Mescolate. Faccia dorso. Ora, no way, tutte le carte di faccia tranne una. Grande. Qual era la vostra carta? Due di cuori. Bellissimo. E ovviamente insieme al mazzo, perché il cubo di Rubik non poteva mancare. Ora in ordine. Ti frego queste, Jack, va ci bene? Ci sta. E tra l'altro, sì, possono andare bene. Anche perché vi spiego che il gioco che faccio oggi è un po' confusionario. Cioè, non sarò proprio delicato. A modo. Bene, a modo. Sì. Allora, facciamo una cosa. Prima di tutto, mescolo. Okay? Vuoi mescolare anche te, Jack? Dagli no, un miscuglio, dagli un miscoglino. E... Era falso, aspetta. Sì. mescola. Molto importante, questo gioco avverrà tutto in aria. Ah. È tipo un triumph, okay, però in aria. Okay. Quindi, va bene. Prima di tutto, scegliamo una carta. Scegli una carta qualsiasi. In aria, però. Fagliela vedere anche a Hyde, se gli piace. A posto? Sì, fatto. Sì. Ok, lasciala dove vuoi, in un punto qualsiasi del mazzo. Più o meno qui. Sì. Ok, faccio rivedere anche in camera. Sì. Per l'ultima volta. Lei, lascio lei. Più o meno a metà. Ok, non so dove di preciso. Non so in quale posizione, però a metà del mazzo. Mm. Ora vi ho detto, è un gioco un attimino confusionario. Mm-hmm. Perché? Perché prova a mescolare un po' di carte, tenendole tipo così a mazzettate, di faccia e di mazzettate. A mazzettate, bro. Un po' scomposte così, e le vado a mescolare appunto di faccia e di dorso. Ok, non so se si riesce a vedere in videocamera. Mescolo di faccia e di dorso le carte. E si possono anche mostrare. Mescolate appunto di faccia e di dorso. Ma voglio fare di più. Voglio tagliare ancora e lasciare tutte le carte completamente mescolate. Guarda le squadro. Ve le faccio vedere anche fino all'ultimo. Non so se si vedono. Ok. Tutte sì, mescolate. Assurdo. Okay. Però qui sei anche un po' figa. Sì, di sì, la testa. Ti ho detto non è molto delicato. Provo. Fino all'ultimo. Basta un soffio. E tutte le carte tornano in ordine. No, ma cosa stai dicendo, bro? Tutte. Tranne. Stai malissimo. Una carta. Stai da panico. Per la prima volta. Assurdo. Che carta avevate scelto? Io l'ho che già vista. La già donna di picche. Esattamente. La donna di picche. Wow, si vola. Bellissimo, si vola. Piaciuto? Piaciuto? Strabello, trionfo sto video, però. Dove l'hai visto? L'ho visto a Blackpool. Allora, ho un gran finale per voi. Vai, gran finale, vai. Avrò bisogno della vostra immaginazione. Quindi, come prima cosa vi chiedo di immaginare delle carte con delle grandi X nere disegnate sopra. State facendo? Sì. Immaginate delle carte. È facile immaginarselo, sì. No, è difficile. Devo pensare. State immaginare delle carte con delle grandi X nere. Non tutte, perché vi chiederò di immaginare anche un jack rosso. Ok. Il jack rosso non è rosso solo di faccia, ma è rosso anche di dorso. Così. Ok, in modo tale possiamo capire esattamente dove si trova. Sì. Esatto. Ora, se vi chiedessi di immaginare che il jack vada in tasca, sì, e ora vi domandassi dov'è il jack, sì, tutti probabilmente direbbero in tasca. Però questo è un gioco di immaginazione, perché ora potrei chiedervi di immaginare che il jack torni qui. È curiosa come cosa, vero? Sì. Molto curiosa. Sì. Molto. Ora lo rifacciamo. Io di immaginare che il jack vada in tasca. Ok? Il jack va in tasca. Ok.
E ora, se tutti, se vi faccio la domanda dov'è il jack, tutti direbbero in tasca. In realtà il jack torna sempre comunque. Se veramente vado a metterlo in tasca, vi spiego come funziona l'immaginazione. Cioè, l'immaginazione funziona in questo modo: io potrei avere qui tre carte, le tre X, ma potrei immaginare solo di prendere il jack, di appoggiarlo e di farlo apparire quando vuoi. Bellissimo. Fighissimo. Questo è un gioco di immaginazione. Ora vi chiedo di smettere di immaginare e di ritornare con... No. Che cazzo! Bello, bello, bello. Figo, figo. Stupendo, bro. E con questo abbiamo finito. Bello. Raga, spero che... questo video, no, mamma. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vado a squartare Yak e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga. Ciao raga. Ciao, raga.